Buona domenica, benvenuti a Stanze Vaticane, sempre in diretta su TGCom 24. Ritorniamo a parlare della settimana di Papa Francesco e di tutto quello che accade in Vaticano, le attività di Papa Francesco, tante notizie che arrivano, anche una nuova enciclica che sarà pubblicata il prossimo ottobre. Ne parliamo con il Patriarca di Venezia, Monsignor Francesco Moraia, che è collegato con noi. Grazie per aver accettato il nostro invito. Grazie, bentrovati tutti, bene. Grazie Patriarca, tra poco ci raggiungerà anche un altro ospite in collegamento Skype, ma iniziamo con le parole di Papa Francesco questa mattina all'Angelus in piazza San Pietro e poi la notizia appunto di questa nuova enciclica che arriverà a ottobre. Il chiacchiericcio è una peste più brutta del Covid, più brutta. Fratelli e sorelle, non chiacchierate, non sparlate dei vostri amici, non è cristiano. Papa Francesco mette in guardia ancora una volta i fedeli dai pettegolezzi, paragonandoli al coronavirus, anzi a qualcosa di peggiore, perché di origine diabolica. Il grande chiacchierone è il diavolo, ammonisce Francesco, e bisogna stargli lontani. E se venisse la tentazione, silenzio e preghiera, dice, comportandosi da fratelli. Un richiamo non casuale al tema della fratellanza, al centro della sua prossima enciclica. Il titolo sarà ancora una volta francescano, come per la Laudato Si, Fratelli Tutti, che evoca uno scritto del Santo di Assisi e che verrà firmata nella cittadina umbra il prossimo 3 ottobre. La fratellanza umana, la solidarietà e il dialogo interreligioso, in particolare con l'Islam, sono i temi chiave della nuova enciclica. Non a caso il sottotitolo del documento sarà sulla fraternità e l'amicizia sociale per ritrovarsi uniti dopo un lungo periodo di solitudine, chiusi in casa, lontani dai propri cari, in cerca di una speranza che fatica ad arrivare. Per uscire migliori da questa crisi dobbiamo farlo insieme, tutti quanti nella solidarietà. La svolta degli eventi, ha detto Francesco, ci ha costretti a riconoscere che ci apparteniamo gli uni gli altri, come fratelli e sorelle che vivono in una casa comune, di cui non siamo padroni, ma custodi. Serve una riconversione ecologica, continua a tuonare Bergoglio ormai da settimane, come voler preparare fedeli all'uscita di questo suo testo. Un richiamo sarà fatto anche al documento sulla fratellanza umana firmato lo scorso anno ad Abu Dhabi. La fratellanza, aveva detto, nasce dalla fede in Dio, che è padre di tutti e padre della pace. Patriarca, il chiacchiericcio è peggio del Covid, dice il Papa, ma è davvero così grave, addirittura paragonarlo al coronavirus? Il coronavirus è un contagio che riguarda l'uomo in quanto realtà corporea. Il chiacchiericcio è un virus che invece contanima, È una peste l'anima più brutta dell'uomo. del E quindi Covid, più certamente il brutta. Papa ha avuto una Fratelli e frase sorelle, non chiacchierate, felice non sparlate dei vostri amici. nell'individuare in questo periodo in cui siamo un po' tutti purtroppo avvisati dei danni che può dare il Covid. Come può essere disastroso in una comunità, in una famiglia, in una relazione sociale, scegliere non la responsabilità del dialogo con chi sbaglia, perché il Vangelo invece è proprio orientato sulla responsabilità del dialogo. Mi pare che questa pericope di stamattina richiami esattamente lo spirito del Vangelo. Le persone. La comunità ristretta, la comunità allargata, cioè la Chiesa, è il buon Dio a cui poi si affida la persona che non ha ascoltato la comunità allargata e ristretta e non ha ascoltato la persona che privatamente, personalmente, in modo silenzioso si è fatta presente al fratello. Io credo che in questo brano del Vangelo ci sia un po' tutta l'essenza del Vangelo e la pedagogia del Signore nei confronti di noi uomini. Forse la difficoltà prima che abbiamo è quella di non essere capaci di relazioni previe nei confronti di chi sbaglia e quindi farsi presente solo nel momento in cui si interviene per correggere può diventare problematico. Quindi è una responsabilità che si estende al recupero e anche alle buone relazioni. Mi pare che l'enciclica fissi proprio questo termine anche delle relazioni sociali, recuperare questo rapporto con gli altri in modo tale da riuscire in qualche modo a gestire anche le fasi di emergenza, ecco, quelle della frattura che si può realizzare in una persona o tra le persone nel modo migliore possibile. Patriarca, in Veneto è di nuovo boom di contagi, lo abbiamo sentito
qualche giorno fa, dalle notizie che arrivano, questo virus non si ferma, continua. La gente cerca una speranza per ripartire. Cosa fare per ricominciare e ritrovare? Il Papa lo sta dicendo ogni settimana, sta dando dei consigli, diciamo così, anche lui. Come ripartire dopo quello che c'è stato? Come essere migliori? Ma guardi, la ripartenza non è semplice dal punto di vista di mettere in moto un meccanismo, perché la ripartenza vuol dire in qualche modo riuscire a gestire dei rapporti. Credo che il coronavirus ci abbia anche detto che certi stili di vita potevano essere anche eccessivi. Io penso a Venezia, dato che lei si riferiva appunto a questo territorio. Per il passato noi abbiamo ospitato un numero di turisti che indubbiamente era difficilmente compatibile col territorio che è Venezia. E quindi forse bisogna anche capire che le relazioni umane non hanno come criterio significativo quello economico. Bisogna riuscire a gestire dei rapporti in sicurezza, ma la sicurezza vuol dire prima di tutto dei rapporti umani. Io sono, le dico la verità, un po' preoccupato per l'inizio della scuola. Lei appunto sa che in Veneto noi abbiamo tante scuole paritarie, ma anche per la scuola in genere. In una lettera pastorale breve che ho mandato alla diocesi, proprio cercando in qualche modo di parlare della solidarietà, ho detto che c'è la disponibilità nostra di poter mettere i nostri spazi ecclesiastici a servizio anche della scuola, e della scuola paritaria e pubblica, proprio per dare dei segni concreti. Ecco, io penso che la ripartenza debba nascere dalla educazione familiare che noi diamo ai più piccoli, quando due genitori, facendo gli acquisti settimanali, considerano due o tre generi di conforto, potendolo fare, da destinare ad altre persone che non potrebbero avere quei generi di conforto. Ecco, io credo che siano i segni piccoli, no? D'altra parte il Papa il 3 di ottobre andrà ad Assisi a firmare l'enciclica, potrebbe firmarla a Roma. Ha scelto Assisi perché evidentemente il tema è francescano e perché la tematica è quella della fratellanza, della carità, dell'unirsi, dello stare insieme. Ecco, prima di guardare il riferimento a stili esterni pur importanti e da raccomandare, bisogna vedere cosa ci sta dietro questi stili e quindi forse un recupero della persona, delle relazioni umane. E mi consenta di dire anche, certo, per il cristiano, prima di tutto il recupero del rapporto con Dio, perché vede, è difficile trovare, anche ritornando al Vangelo dell'Angelus, del Papa, è difficile trovare una fratellanza anche nel perdono e nella riconciliazione, certo, se non c'è una paternità comune che ci lega e che ci fa riconoscere fratelli e quindi anche ben disposti nel pensare che l'altro non sia pregiudizialmente in malafede. Fede. Patriarca, lei parlava di educazione poco fa, il Premier Conte ha rassicurato dicendo che non ci saranno dei lockdown come quelli che abbiamo vissuto, perché dice abbiamo dimostrato di essere un popolo educato. In realtà però quest'estate abbiamo visto che la movida, i giovani soprattutto, il portare la mascherina sono stati degli ostacoli per tanti e anche per questo sono cresciuti i contagi nuovamente, sono soprattutto i più giovani che sono i nuovi contagiati. Allora, come si può ripartire se c'è questo ostacolo? Non si riesce a capire da parte di tanti che la mascherina è importante, che certe applicazioni sono importanti, che bisogna tenere la distanza. Tanti ancora fanno fatica a capirlo.
Sì, io penso che forse la memoria qui ci può aiutare a ritornare ai giorni, alle settimane in cui il virus è stato più imponente nella sua forza distruttiva nei confronti delle persone, ritornare un po' a quelle immagini che io penso alla città di Bergamo, ma non solo alla città di Bergamo, in cui i deceduti da Covid-19 venivano portati in altre città, cioè la mia salute, la tua salute, la salute della comunità. Ecco, la responsabilità credo che sia un appello, diciamo, di virtù civile ma anche di virtù cristiana. Tu sei importante per me, io non posso ammalarmi o rischiare di far ammalare qualcuno e mettere a rischio la salute di infermieri e medici che dovranno poi aiutare, accompagnare queste persone malate. Ecco, penso che un pensiero, diciamo, comunitario, sociale, e mi consenta di dire una cosa, guardi, penso Prego. Che anche qui abbiamo bisogno di andare oltre la società maschile e andare a guardare un pochino il femminile. Perché dico questo? Perché vede, la donna dal punto di vista, diciamo, del corpo, ma anche dal punto di vista della psicologia, è quell'essere che accoglie, porta e conduce a maturazione. Fin dei conti la gestazione del bambino è proprio questo, la donna viene resa feconda, porta in grembo il bambino e lo sviluppa, lo educa, lo conduce. Ecco, se la nostra società recuperasse un po' questa immagine, noi siamo tutti chiamati ad accogliere, siamo chiamati a portare, siamo chiamati in qualche modo a educare, a far crescere le persone, ecco, questa nota, diciamo, di femminilità insieme poi alle caratteristiche del maschile, che sono molto importanti anche dal punto di vista della relazionalità, credo che aiuterebbero la nostra società a essere meno da performance, per intenderci, meno da primo posto, meno da sono arrivato prima di te, a una società un pochino più condivisa, ma non per un moralismo, un funzionalismo, proprio perché strutturalmente noi uomini siamo stati tutti uomini, donne, ricevuti, portati e condotti a maturazione. Ecco, certo. Penso che una società in questi termini, al femminile in questo senso, sia una società che possa aiutare anche a far sintesi un po' del Vangelo di oggi, del Santo Padre, che parlava proprio di questo accompagnamento e di questo recupero. Ecco, chiedo qualche secondo di pazienza al Patriarca di Venezia, perché durante il lockdown sono state bloccate anche le udienze generali del Papa, non erano più in presenza dei fedeli. Da mercoledì scorso i fedeli sono tornati in Vaticano, non in piazza ma nel cortile di San Damaso. Guardiamo il servizio. I primi fedeli sono arrivati poco dopo le 6 del mattino per mettersi in fila e accedere con i dovuti controlli all'interno del Vaticano. L'udienza generale del Papa torna a essere aperta al pubblico con postazioni distanziate, niente folla, e il pontefice che non può ancora avvicinarsi troppo e stringere le mani. Riprendiamo il nostro incontro faccia a faccia e non schermo a schermo. È un'emozione grande, perché da tanti mesi che non potevamo vederlo un po' più da vicino. Noi è la prima volta che veniamo a Roma a vedere il Papa e siamo abbastanza emozionati tutti. Gruppi provenienti da tutta Italia ma anche dal Libano. Il Papa bacia la bandiera del paese, poi al termine dell'udienza generale chiede a quel sacerdote di raggiungerlo per lanciare un appello e annunciare per il prossimo 4 settembre una giornata di preghiere e digiuno per il Libano. Senza risparmiare, una tirata d'orecchie alla chiesa locale. Vi chiedo povertà, niente lusso. Povertà con il vostro povero popolo. Francesco chiede anche solidarietà, si esce migliori dalla pandemia soltanto se lo si fa insieme, mai da soli, in solitudine non si può, dice, prima di benedire gli sposini arrivati anche dall'altra parte del mondo. Avevamo un appuntamento per il 25 marzo che è stato il primo udienza cancellato, quindi siamo tanto emozionati di ritornare e avere questa opportunità. Ecco, avete visto, il Papa prima dell'udienza ha baciato la bandiera del Libano che stava porgendo un sacerdote, poi ha chiamato questo sacerdote accanto a sé e
ha parlato con lui, ha pregato anche insieme a lui, tenendo in mano la bandiera del Libano. Questo sacerdote è padre George Brady, che ci ha raggiunto via Skype. Grazie padre George per essere con noi oggi. Buongiorno, buongiorno a lei e anche a tutti gli ascoltatori. Buona domenica. Grazie. Padre George, che emozione è stata essere chiamato dal Papa così all'improvviso e questa immagine con la bandiera del Libano? Veramente non posso mai trovare le parole giuste per esprimermi bene, però ho vissuto un momento in cui i miei sentimenti erano tutti insieme, di gioia, di paura, di timore, di grande responsabilità anche di portare il mio paese amato, tutto il dolore che stiamo vivendo in questi ultimi mesi davanti il capo della Chiesa Cattolica, il nostro Santo Padre amato, e davanti tutta la Chiesa Universale che stava dentro il cortile in questo giorno. E come lei ha detto, niente era preparato. Una settimana prima abbiamo saputo che il mercoledì prossimo aperta per i fedeli, avevo deciso con alcuni sacerdoti qui nel Collegio Maronita di andare a partecipare come tutti gli altri. E prima di andare, per dire che è stato veramente lo Spirito Santo a dirigere tutto, certo. Ho preso con me la bandiera del Libano, perché ho detto che forse, anche se da lontano, il Santo Padre può dare il suo saluto, la sua benedizione per il Libano. Allora sono stato veramente molto sorpreso quando alla sua entrata egli non salutava. Abbiamo visto sì le immagini, il Papa ha baciato anche la bandiera. Che appello si può fare oggi per il Libano, che è quello che ha chiesto il Papa? Sì, io credo che c'è un gran messaggio per il popolo libanese, anche per tutta la regione del Medio Oriente. Oggi il Libano sta veramente sofferendo da tanti mesi, stiamo vivendo una grande crisi economica, una grande crisi a causa della corruzione dentro il paese, anche con questa grande tragedia dell'esplosione di Beirut, fino adesso più di 200 morti, più di 6.000 feriti, più di 300.000 senza casa, che le loro case sono state totalmente distrutte. Stiamo vivendo veramente un momento di dolore e credo che quello che ha fatto il Santo Padre, questo gesto straordinario, per dire al popolo libanese, soprattutto ai cristiani, che la Chiesa sta con voi, perché in questo momento... Ecco, c'è qualche problema di linea forse con padre George, vedremo di recuperare il collegamento. Patriarca, ormai il tempo sta per finire, volevo chiederle, il Papa ha scritto nei giorni scorsi, è anche stato diffuso il testo del messaggio per la giornata mondiale del creato, il Papa parla di ambiente, lo associa al coronavirus, c'è uno stretto legame tra le due cose? Beh, certamente il coronavirus ci ha fatto toccare con mano che, essendo in quel villaggio globale di cui anche il Santo Padre ha parlato recentemente, tutto è interdipendente. E allora credo che il creato sia questa grande grembo di un organismo vivo, vitale, in cui è facile danneggiare le cellule del tutto. E una cellula danneggiata può impazzire e provocare anche la crisi del sistema organico. Ecco, il Papa so che ha molto a cuore il tema del creato, l'ha Laudato Si, che ormai data 5 anni, la prossima enciclica vanno proprio su questa linea. Credo che sia anche molto bello che su questo punto ci sia un'intesa ecumenica e i vari credo religiosi, non solo cristiani, trovino sempre degli elementi comuni per poter interloquire tra di loro in modo sempre più fitto e cordiale sulla tematica della creazione, della creaturalità, del rispetto, del senso dei limiti, di una
società che deve pensare che l'individualismo è certo. un vulnus, è una ferita, e che deve contare sulla responsabilità soprattutto delle nuove generazioni. Ecco, le nuove generazioni forse sono più sensibili, ma hanno anche quella verginità, diciamo, non hanno una storia da difendere. Ecco, possono iniziare veramente un cammino nuovo, e penso che il Papa guardi ai giovani proprio con questa speranza, e io immagino che dai giovani dobbiamo ricavare anche la forza di guardare in avanti con dei progetti nuovi, che devono essere prima di tutto progetti che riguardano l'educazione, la scuola, l'università. Ecco, rivedere anche il modo di gestire il mondo del lavoro, non ponendo più l'alternativa salute o posto di lavoro. Ecco, abbiamo delle zone del mondo dove veramente la salute è in alternativa certo. al lavoro, e questo credo che sia qualcosa di profondamente negativo, che deve essere recuperato in quella antropologia integrale che riguarda anche la difesa della vita umana dal suo concepimento fino al suo termine. Ringrazio il Patriarca di Venezia, Monsignor Francesco Moraia, per essere stato con noi oggi. Grazie per aver accettato il nostro invito. Ringrazio Padre George Brady. Il messaggio è abbastanza chiaro per il Libano, e diciamo sì. che c'è anche un modo per fare delle donazioni. Lo troverete su internet, tutte le informazioni per una donazione alla Chiesa Maronita per il Libano. Grazie. Noi ci vediamo sì. come sempre la domenica alle 17, alle 20:35. Continuiamo con tutti gli altri programmi di TG Con 24.